Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Eccoci qua tornati con il settimo episodio dei calendari dell'avvento di Natale, ovviamente 2021. Sì. Vi lasciamo appunto in allegato tutti gli altri che abbiamo fatto. Intanto appunto abbiamo creato anche la playlist calendari dell'avvento, però appunto vi metteremo tutta la carrellata dei vari calendari che abbiamo fatto fino adesso. E oggi portiamo nel canale il calendario KitKat. Che carino. Allora questo... Allora qui c'è una cosa, qui c'è finestra aperta, madonna che urto. Allora perché praticamente come sarà come, aperta a noi. È probabile, se no mi piglia male. Come avevo detto, una volta siamo andati a fare una mega spesona, cioè fra virgolette comunque giro di supermercati. E io poi nel rientrare in casa avevo tipo 10 calendari davanti. Per sbaglio c'era la porta, gli ho tirato una stoffa, quindi l'ho ciombato qui davanti. Infatti un po' si vede. Sì, c'è una piccola crepettina. Si è un po' ciombato qui, leggermente qua, ma niente di che. E poi c'è sta casella tra l'altro proprio il 24 che è un po' aperta. Se vedete qua. E vabbè, quindi speriamo bene. Che poi tra l'altro noi ci stavamo domandando che forse li hanno messi sciolti i cioccolatini. Noi speriamo di no, perché se no ci piglierebbe abbastanza male. Sì. E comunque dicevamo, l'abbiamo visto su Amazon la prima volta. Infatti io l'avevo già aggiunto al carrello per un ordine appunto futuro. Però poi casualmente l'abbiamo trovato Panorama, puro casa. Tra l'altro costava anche di meno, se non ricordo male, rispetto ad Amazon, perché l'abbiamo pagato 7,99€. Quindi si è detto no, prendiamolo subito. La cosa brutta di questo è che anche questo c'ha gli spoiler dietro, quindi sì. Purtroppo in questo caso ci è cascato l'occhio, però è passato un po' di tempo da quando l'abbiamo comprato, quindi vi dirò, non è che mi ricordo precisamente che cosa c'è, quindi meglio sì, così. Sì, questi sono i primi che si è comprato, infatti, tra l'altro. Qua bocce di disegnetti, forse ci sarà qualcosa del genere, c'è un coniglietto, un pupazzo, un Babbo Natale, quindi ci sarà sicuramente qualcosa del genere, però dettagli. Ah, ovviamente poi come sempre vi mettiamo il minutaggio sia qua che nella descrizione, per chi non volesse spoiler, basta che vada direttamente su questo minuto, beccate direttamente la conclusione con la recensione senza spoiler. Quindi dopo queste brevi spiegazioni direi che possiamo già iniziare a vedere cosa si nasconde dietro questo calendario e quindi iniziamo l'apertura. Ok ragazzi, iniziamo. Allora io aspetto, perché come già sapete di normale si prende sempre una sciocchina o qualcosa per contenere i cioccolatini, però vediamo, perché appunto non sappiamo se saranno sciolti o se saranno avvolti dentro una pellicolina, insomma queste cose. Io me lo qua, auguro perché non è che non mi fa genico, non mi piace, no, tanto l'idea che siano sciolti, però vabbè, vediamo. Si sceglie da mangiare? Sì. Allora, anche qua vedo ci sono diverse dimensioni, quindi chissà che io cosa mi mangio ci sarà. Il 17. 17. Sì. Mi ispira al 17 a me. Anche se porta sfida. A me il 19, vai, numeri di okay. 19, facciamo solo due e il 4, vai. 19 e 4. Due numeri? Sì. Allora, io 18, sì, scusate, 17 e 12. Anche a me mi ispirava al 12 o al 3. Vai. A posto. Partiamo ovviamente io dispari, lei pari dall'1. Sì. Che è quello qua. Eccolo qua. Avviciniamo almeno. Vediamo qua. Andiamo a vedere cosa ci sta dentro. No, sono chiusi, meno okay. male. Che cos'è? Allora io prendo una sciotolina. Donna, mi è cascato l'occhio su quello che c'è nell'occhio. Andrebbero aperti. No. Allora, sono impacchettati così, quindi il pacchetto molto bellino con i pupazzetti di neve. Anche a te. Molto simpatico. Sì. Al tatto si sente che non sono KitKat originali, non è la classica barretta, ma c'è una forma dentro, si capisce benissimo. Se si riesce a capire? Non si riesce qua a capire. Qua c'è un pupazzo e una pallina, sarà qualcosa... Se un Babbo Natale, un pupazzo, ora non è che si potranno aprire tutti. Qui sento qualcosa di più piccolo e qua più grosso. O si aprono e si mettono comunque in una busta. Un sacchetto gelo. Un sacchetto dici? Gelo, sì. Vai, facciamo così okay. allora. Ecco sacchettino gelo. Ok, vai, Sbaba, allora apriti, visto che questo è il tuo numero. Allora. E tanto ragazzi, io appunto, come vi ho detto, fateci sapere se vi può interessare la challenge. Che cos'è Babbo Natale? È un pupazzino. Bellino! Bellino. Sì, che Babbo Natale, pupazzino. Bellino un botto, Carlo. Ragazzi. Eccolo qua, questo pupazzino molto bellino, tra l'altro, simpatico. Non è grandissimo, è piccolino. Però è di KitKat, quindi sarà buonissimo sicuro. È vero. Ah, lui piacciono, meno male. Sì, mi piacciono. Ormai dovremmo specificare. Sanno un po' di nocciola, metto le rabbie. Dovremmo specificare in ogni video se ti piacciono o no. Le pupazzino il numero uno nel sacchettino gelo. Ah, e ovviamente, infatti questo ovviamente tenendoli nel sacchettino gelo, mi sa che a breve faremo la challenge che vi dicevo che io non vedo l'ora. Sì. Quella che è la 24, 24 ore. Ore solo cibi del calendario dell'avvento. Che abbiamo scartato. In realtà volevamo farla con tutti i calendari scartati, però vedremo, ecco. Sì. Per ora siamo a buon punto perché ne stiamo registrando abbastanza. Per ora di però... quelli che abbiamo li stiamo quasi facendo tutti. Sì, tanto sbobbino. Sì. Allora, vedo già il mio numero che è il 2, che è anche molto piccolino. Quello ah, qua. Voglio dire una cosa. Ovviamente cercheremo di... Io apro intanto, sì. Ovviamente cercheremo di pubblicare questi video ovviamente tutti prima del primo di dicembre, almeno se vi piacciono i calendari avete l'occasione di poterli comprare. Sì.
Qua c'è una pallina e io non la apro questa. Ah, pallina. Aprine una, vediamo poi come sono. Ah, giusto per sì. farci un'idea. Comunque dai, apprezziamo che c'è tutta la pellicolina. Pellina, c'è le stelline. Ganza, pellina. Allora ragazzi, mi prenderò anche una ciotola, perché almeno se ne troviamo altre di queste, quelle non scartate, le metto nella ciotola. Sì, che tanto le palline più o meno dovrebbero essere uguali, quindi esatto. Se ne vede una è bella. Eccola qua. Con la molto stellina. Carino, c'è anche da... Ovviamente non le vorrei tocchettare tanto, dall'altro lato, perché non so chi le mangerà fra noi, vabbè, ovviamente dopo le mani lavate, però insomma... Meglio prevenire. Raga, abbiamo preso la ciotolina, che bella freschina. Abbiamo tutta in camera, c'è un gelo di buono. E almeno bene, il cioccolato si mantiene anche molto buono. E non ve la faccio vedere perché all'interno ci sono due tante calendari cose. Praticamente, esatto. Quindi non ve la faccio vedere, perché sennò per chi non l'ha vista, insomma, si becca gli spoiler, ecco. Quindi la terrò qua in terra e se troviamo appunto qualche doppione lo inseriamo qua dentro, se troviamo qualcosa di nuovo lo inseriamo qua dentro, ovviamente tranquilli, sì. Non verrà buttato, no, verrà messa qua sopra questa bustina e quando faremo il video mangeremo tutto insieme a voi. Ok, proseguiamo con il numero 3 che è qui in basso. Io che numero avevo qui. Detto il 4, io il 4 e il 19, sì. Vero? 4 e 19, sì. Okay, io 17 mangio. E 12. Sì. Numero 3 qua in basso, vediamo cosa c'è, date, eccolo qua. Ok, un'altra bustina, andiamo ad aprirla. Queste andranno aperte tutte, ragazzi. Sì, bustina. E qui abbiamo, secondo te cosa abbiamo? Un pupuzzino di neve, vedendo la forma mi pare quello. No. Coniglio. Il orsetto. Oh, che carino, guardate quanto... Scusate, mi sa che ho spostato un po' il treppiede, guarda un po'. Guardate com'è bellino questo orsetto. Oh. È bellino, un botto. Eccolo qua. Adesso andiamo a aprire il 4, che è quello che mi fa, però questo calendario è un po' delicato, ci rischio di fare del... Vediamo cosa ti capita. Vediamo un pochino. Tra l'altro il 24 è bello lunghettino. Io non l'ho voluto scegliere perché dobbiamo pranzare e non mi voglio rompere troppo di cioccolata, cioè... Che sicuramente il 24 ci sarà. Forse sarà Babbo Natale. Poi ci si dividerà so. Il 24. Sarà un formato più grande. Vediamo. Vediamo cosa te pap. Vediamo un pochino. È coniglietto? Forse coniglietto. Renna? No, è una renna questa. Non sono corna queste. Non come una renna? Ma è l'ovettino. Oh, però è una pallina. È una pallina di Natale. Tutte le cose di. Sì, l'uovo. Ma che dire? L'uovo di Pasqua. Questa Pasqua. Già penso alla Pasqua. Già il secondo video in cui mi sbaglio quella Pasqua. Benissimo. Comunque, eccolo qua. Che poi sono anche piccolini. Quindi questi li mandate giù molto sì, bene. Boccone, ciao. Mamma mia, l'odore. Fai sentire? Il Kit Kat classico, io lo mangio in due pezzi, cioè in due morsi. Comunque i dettagli sono bellissimi. Prima il fiocchino e poi la palla. L'hanno fatto molto molto bene. Il suono, buono buono. Molto. Il suono è suono. Vi dirò, il gusto è uguale identico a quello dei Kit Kat, appunto, che comprate, che sono quelle quattro stecchettine, esatto, fatte a forma di barretta. Sono più particolari in questo caso perché comunque hanno delle decorazioni anche a tema natalizio, quindi secondo me è molto si sente carino. Il wafer dentro? Un botto. Ok, perfetto, è la cosa che mi interessa di più, che è la particolarità del Kit Kat, è proprio il wafer. Non si vede. Non si vede, è vero. Sembra tipo, fallo vedere in camera. Volevo infatti tagliarlo a metà per vedere se si vedeva, ma no. Vedete? Però comunque il gusto è uguale identico a Kit Kat, poi mi dirai anche te, a me pare molto simile. Sì. Ci sta. Proseguiamo al numero 5. Che sta. Aiutami a cercarlo. Numero 5 qui in basso. Dall'altra parte del 3 che ho aperto prima. Sì. Vediamo cosa ci sta nel 5. Dovrebbe essere. Una cosina da scartare. Un'altra cosa da scartare. È bellino il pan di zenzero. Sì, comunque ragazzi adoro le fantasie. Allora, si è scaricata intanto una ring light. No, madonna, tanto è sempre la solita, quella più piccola. Guardate bellino anche questo pan di zenzero, molto molto botto. Simpatico. Questo finisce nella busta. Questi ragazzi li mangeremo tutti insieme sì, a voi. Non si faranno sciogliere, sennò si agglomerano tutti no, insieme. No, esatto, tanto comunque è un come peccato, vi ho detto, li teniamo nella stanza che c'è sempre i pinguini polari peggio di qua. Quindi andate tranquilli che non ci saranno problemi. Allora, numero 6, eccolo qua. Io spero si veda comunque bene anche senza una luce, che palle. Dobbiamo comprarne un'altra, ragazzi, purtroppo. Ok, un'altra cosina da scartare. Se te vuoi intanto procedere col set, almeno usiamo i tempi, se intanto sì. Lo vuoi cercare. Allora,
Ok, fino alto il numero 7. Stava cascando. È interessante perché però abbiamo trovato tutte cose diverse. E spero sia così, insomma. Ecco. Questo no, cioè ci saremo noi. Ma questa è la renna. Il coniglietto. È per un coniglio. Però forse è vero, le cose sono più da renna. Le cornettino come te? Oh, no, 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 grazie. Eccolo! Che probabile forse sia una renna. Io lo scambio per un coniglio, però no. Mi sa che forse è più no, secondo me è una renna. Però è molto, molto, molto carino. Secondo me è più bellino è l'orsetto, comunque. L'orsetto è bellino un po'. È dolcissimo, è bellino. Vero. Mamma, io allora, sono innamorata. Proseguiamo con il 7. Il 7 è piccolo, molto probabilmente ci sarà una pallina. Sì. Comunque, vediamo. No, l'ho strappato male. Vabbè. Ok. Una piccola pallina. Che lo stiamo a aprire, tanto no. Dovrebbe essere. Vieni, questo si mette qua nella. Si mette nella sacca. Nella sì, ciotola. Nella ciotolina. Ok, numero 8. Che è qua, l'avevo visto prima quello qua. Ok. Numero 8 per noi. Io buono. Ma ci sei andata di violenza. Madonna, un po' scassato. Comunque bellina sta cosa che vi mettono i sacchettini, esatto, a forma di Natale, insomma, a tema e tutto. Poi voi andate ad aprire non sapendo che cosa c'è dentro, quindi secondo me è carina come cosa, molto. Molto simpatica, molto, pensata molto, molto bene. Sì, e infatti anche molto bene. Io ho dei problemi a queste cose, Ormai è chiara la cosa. Ovviamente, mi sono avvicinata anche la spazzatura perché... Se no qui con tutte queste cartine aiuto. Un alberello. Una cosina nuova. Alberello di Natale. Molto bellino anche carino. Questo. Carino. Una palla gigante tra l'altro. Davvero. C'è l'albero piccolino e poi c'è questa palla gigante in cima, mi spiace. Bellina anche l'alberello. Molto. Proseguiamo con il numero 9 che è qua. Come potete vedere qui il numero 9. Andiamo ad aprire. Anche io ci sono andato con violenza. Tanto anche questo andrà buttato, non ha niente. Altra sacchettina, ovviamente. Vedo il numero 10. Ok, un altro sacchettino. Oh, quindi ci inizia a essere un doppione. Sì. Questo è il primo? Penso di sì, penso anch'io. Altro orsettino molto bellino, l'orsetto è proprio uno dei più bellini, il numero 9. Secondo me è vero. Che carini, sarà anche un peccato mangiarli. Secondo me sono curioso di vedere cosa c'è nel 24. Ah, guarda, ma siamo telepatici, sto parlando anche del 24, comunque secondo me c'è questo. Babbo Natale? Boh. Andiamo. Numero 10, ovviamente, un'altra cosettina da scartare. Adoro, adoro questa cosa, adoro, adoro. Forse ora ci saranno i doppioni? Probabile. Ci sta. Le abbiamo viste quasi tutte, secondo me. Aspetta, butto la pellicolina e poi guardiamo che cosa c'è. Questo che è il pupazzo? No, altro orsetto. Un altro orsetto, ah, che palle quando mettono le stesse cose di fila, che urto. Altro orsetto per noi, quindi per noi siamo a 3 orsetti e poi tutto il resto è invece uno. Una cosa. Yes. E come ho detto appunto che ansia, quando mettono le stesse cose di fila mi urta. Ti hai aperto il 10? Sì, quindi sei l'11. 11. Dov'è l'11? Qua ho visto. Ok. Numero 11 qua per noi, andiamo ad aprire, che qui ci dovrebbe essere un'altra sacchettina. Sì, sì. Esatto. Andiamo a vedere cosa ci sta nel numero 11. Che è un pacco regalo, questo oh, è nuovo. Oh, finalmente. Bellino il pacco regalo. Forse è la decorazione più semplice, ma comunque è carino. Carino, sì sì, molto. Sembra tipo anche le orecchie di un coniglio, molto bellino il pacchettino. È vero. Numero 12. Adesso l'avevo visto. Mamma, mi sono rotto tutto, guardate il casino. Non guardare il 24, te lo copro io. No! È vero, il dubbio. No, ma come l'ho fatto col culo proprio? Che casino ho fatto, beh, il dubbio copriamo subito. Abbassa, sbobbo. Sì, a parte dovrebbe essere sigillato, quindi anche se vedevi. Sì, infatti, però non si sa mai, Il 12 me lo devo mangiare io? Sì, te avevi detto, 12 e 17, esatto. Io invece 4 e 19, quindi... Questo, allora aspetta. Questo è tutto per me. Faccio effetto su questa, chiudi gli occhi e gira. Oh. Amore, chiudi gli occhi, poi ti ho detto, non ho detto di fare il morto, Tu sei un barone, nonostante suo figliolo. Non ho visto niente, non si vede, fidati, Questo è l'animale che più ti rappresenta, secondo me. No! No! È il gufettero! Ah, il gufo, che carino! È il gufettero! Lei dice sempre gufo su Mario Kart. Ma ditemi se è vero. Ma tutto praticamente anche sulla nostra vita quotidiana. Non è vero. Me lo dovrei riprendere. Il zuffettino zuzzocamma. Bellino. Ma cos'è, un pinguino o un gufo? Ma la civetta è un gufo. No, un gufo c'ha il becco, vedi. O è un pinguino.
Viene il dubbio. Le zampe sono più da pinguino, eh? Eh sì, mi sa che è un pinguino. Vabbè, io che scambio gli animali tra gufo e pinguino. Lo mangio. Ah, ma lo mangio. Vabbè, comunque se fosse anche se sei un pinguino sei tanto carino. Ti piacciono così? Sì. Oh. Questo è spettacolare. Tutta la cioccolatina. Il Kit Kat non si domanda, raga. Oh, finalmente. Qualcosa che li garba, ragazzi. Facciamogli un applauso. Sappa di nocciole, eh. Però la tollero, la tollero tantissimo. Andiamo avanti con il numero 13, che è qua. Allappano un po', però, no? Sì. Io devo bere, infatti. Non mi becco anche uno sorso d'acqua. Qui ci deve essere una pallina perché è piccolo. Non si sente. È forte, forte. Sì, infatti. La pallina. Ma le Kit Kat forse allappino un po' di meno quelle originali, ma forse è una mia idea, eh. Ma ci sta perché questi sono più spessi, quindi saranno più cioccolatosi. Sono più cioccolatosi. Numero 14. Vediamo un po'. L'altra cosina, madonna, che non li sa aprire, eh? No, guarda là che casino combinato. Vabbè, tanto come dicevo verrà riciclato, nel senso cestinato, appunto, perché tanto questo non è niente di particolare, poi si sta tutto rompendo, quindi sì. Io apro sempre la roba in un modo a munnezza, qui accanto a noi sempre. Infatti ho cercato di metterla vicino ma lontano, perché immaginatevi voi che culo se no avere la munnizia accanto. Ma come? Ma te ce la fai ad aprire? Ma come l'ho aperto? Io soffro di ritardo, non ce la faccio. La provo a sfilare così. Cos'è? L'elfo! Un elfo? Io non ho paura di sbagliare. Un folletto, che è? Un follettino, un elfo. E leva quelle manacce. Fammi vedere, guarda le mie mani. Sì, sembra un elfo. Abbiamo trovato un elfettero. E però non ho capito questa cosa allora di mettere tre orsetti e poi tutto il resto però è diverso. Ora ci troveremo tutti, l'ho detto. Eh sì, ci sta che ora la varietà sia finita. Comunque questo più varietà di altri. Cavolo, cioè. Davvero, eh. 15 sbobbo devi aprire, sì. Vero? Sì. Cioè il prodotto è sempre lo stesso, ovviamente Kit Kat, ma le forme cambiano. Quindi non male. Io apprezzo. Direi. Anche a me piace questa cosa. 15, piccolino, ci dovrebbe esserci i pallina. Ora noi le palline non le stiamo aprendo, ma secondo noi saranno tutte uguali con la stellina. Tanto sì, dopo a fine video sì. Ci dovrebbe essere tutto lo spoiler dietro, quindi vediamo. Però io penso che comunque siano tutte uguali le palline. Allora, numero 16. Numero 16. Quello qua, devo aprire di qua. Questo è grande. Santa's Workshop. Sì, questa ci sta comunque, vedi come c'è scritto, c'ha ragione però. La fabbrica di Santa Claus. Guarda lì come l'ha aperto. Si può. Io non sono normale, ragazzi, ormai sta cosa si sapeva. Okay. Oh, penso sia il primo che ha aperto in modo normale. Ce l'abbiamo fatta. Cos'è, di nuovo l'ovetto? Albero. Sì, con questo ovetto e la pallina di Natale. Io a quanto pare non vedo l'ora che per l'uovo è ancora troppo Pasqua. Presto l'uovo. Madonna, buono, ragazzi. Io sono ossessionata all'uovo di Pasqua. E invece questo è un ovettino. Sì, ancora! È una pallina di Natale. Ok. Si sta iniziando a pienare. A pienare, eh. Sì, sì, eh. Allora, 17 che me la mangio, 17. Ok. Tutto va a me? Questa mi sa che è una pallina, tra l'altro. Ah, ho scelto una pallina, va bene, va bene. Eccola qua, la pallina del numero 17. Almeno la scarti anche te, vediamo, ma comunque dovrebbe essere. Ora andiamo a vedere, secondo me c'è la stella, come quelle altre. No, sbobba, le mettete in terra. È diversa invece, qui ce n'è tre di stelle. Guarda. Anche in quell'altro. Ah, non era una? No, erano tre. Ah, mi sembrava ci fosse la stellona grossa singola. Scherzavo. Dario, ma cosa guardi? Chi è Dario? Te. Ecco qui, se non so se riuscite a vedere le tre stelle. Eccole qua. Io mangio a pallina. Io vado, intanto te mangi la pallina, è piccina, posso andare. Fa vedere com'è all'interno. Molto sì, simile. Uguale, uguale, infatti. Il sapore allora, è lo stesso dei cioccolati. Ah, perfetto. Allora, uguale 18 che è qua sotto, proprio sotto il 17 che ha aperto lo sbobbino, quindi qua tanto ci sarà. Madonnina santa! Molto evidente, appunto, pesanti. Madonna, veramente, io ci soffro di mani pesanti. Comunque, appunto, immaginavo ci fosse un'altra cosa da scartare. Raga, io ve lo dico, ne mangiate uno e bevete subito dopo di conseguenza. Sì, se si fa lasciare leggi con questi come si fa? Ci muori. Sì. Allora, un altro doppione. Avevo detto gli arrivavano tutti, santo. Allora, un altro alberino di Natale. Con la pallina in cima, mega gigante, duro. 19, per te che devo. No, un'altra pallina. Sì, lo devo mangiare io, quello qua, Bob. Vabbè, un'altra pallina per noi che si mangerà. Sta pazzà. Pallina pazzà. Eccola qua.
Vai. Grazie. Siamo quasi arrivati alla fine anche di questo calendario. Pazzesco. Stiamo andando anche abbastanza veloce, dai. Sì? Sì, sì. Buono. Ma questa è diversa. No, allora anche le palline sono diverse. Questa, come vedete, non ha le tre stelline, ma tipo delle specie di ondine. Non lo so. Riesco bene a descrivervelo, però. Delle striscioline, non lo so come. Allora, sono diverse. Sono diverse. Chissà che. Anche le palline hanno cambiato fantasie. Io non me l'aspettavo perché pensavo le palline fossero tutte uguali, sinceramente. Anch'io. Però anche questa cosa, cambiano anche le palline, è molto bellina. In questo si sente di quella nocciola, secondo me. Sì. Mi è arrivata una granellina. Ah, allora meno male, io non ce l'ho trovata. Ah. Ha tutte le palline per te, d'ora in avanti. No, smettila! Se le avevano fatte carbato, su, stupido. Non esce all'ansia. Mamma, sto pigliando le ansie. Devi aprire. Ma qualcuno se lo piglia. Oh. Lo regalo. Vita mia! No, in realtà sbleffa perché mi farei, non, mi, non mi scambierebbe per nulla al mondo. No, è vero. Forse per i soldi. No! Per un milione ci penseresti. Mi fai così materialista, sbocco. No, scherzo. Io voglio. Non è anch'io. Io voglio la mia sbobbina zuzza per me. Io non rinuncio al vero amore per i soldi. Così poi dopo trovo uno che ti mette su este. Appunto. Come il cervo. Anche no, grazie. Sta a te, mi ho aperto 19. È vero, buongiornissimo caffè. Allora, 20. Io devo bere comunque, sta roba lappa tantissimo, ragazzi. Ah, ti passo l'acqua, te la bevo. Oh, sono riuscita con una pallina in modo normale. E io, vabbè, comunque continuo a non aprirle queste. Sì, tanto... sì. Tanto abbiamo capito che anche le palline sono di fantasie diverse. Proseguo con la 21 che è qua al centro. Questa dovrebbe essere non una pallina ma... Quindi noi la mangiamo più oggi, vero? Eh? Basta, si è già fatto due mesi. Basta, si è già mangiato, poi bisogna ancora pranzare, non è che possiamo. No, no, tanto sbobbo. Non ho visto un disegno gigante, quello sarà il 24, non so come. Hai visto? No, ho visto solo una forma gigante, però meno male non l'ho guardato specificatamente. Allora, andiamo ad aprire. Con la mano, non sappia cascare. Coniglietto? Pacchetto, no, regalo. Pacchetto regalo. Pacchettino. Pacchettino regalo, eccolo qua. Speriamo che Babbo Natale ci porti tanti regali quest'anno. Vogliamo i paparoli. 22, sbobbo. Cosa vogliamo noi? Tanti regalini. Paparolini. 22 per noi. Ok, 22 per noi. Oh, l'ho aperto in modo decente questo. Vai, andiamo a scartare. Vediamo un po' che cosa c'è all'interno, ragazzi. Un'altra pallina. Un'altra pallina. A pallina. Oh, l'ho chiamata per il suo vero nome. Alcuni l'hanno fatti solo una versione, altri l'hanno fatti tipo 2, 3. Chissà come mai. Chissà come avranno scelto la disposizione. Casuale? Non lo so. Madonna, sbobbo, mi stavi riaccecando di nuovo. Visto. Io stronzissimo. Non ho notato. Ti prego, carta nell'occhio, anche no, basta. Allora, dov'è il 23? Ok. Il 23 pallina. Qua dovrebbe essere una pallina perché è piccolo. Sì. Esatto, la pallina tutta per noi. Tutta per noi. E adesso 24, ragazzi. Oh, finalmente. Bellino, c'è anche la porta. Se ti va bene perché 24 è pari, la presa da te la casella strong del calendario. Ma una volta si farà all'incontrario se vuoi. No, no, è uguale. Vai, mettiamo intanto il rullo di tamburi. Per la casella. Un po' di suspense. La casella più importante. Io mi aspetto Babbo Natale a sto punto, visto che per ora non si è probabile. E poi anche più grande, quindi secondo me ci sta. Vai, rullo. Peccato, io vorrei avere un botto di. Non fanno mai tipo la Befana, a parte la Befana arriva dopo. La Befana, non esiste il calendario della Befana. Io vorrei avere Befana. Un calendario dell'avvento con la Befana, tipo dall'1 al 6 gennaio, o tipo dall'1 al 7. Perché il 7? Che c'entra il 7? Il 6 è Befana, quindi dall'1 al 6. Dall'1 al 6, fate un calendario con la Befana, grazie. Perché sono anch'io la Befana. Ci mettono il carbone perché siamo sattivi. Probabile. Comunque, 3, 2, 1, via. Non guardare, guarda il video. A Babbo Natale. E che è sto gigante? E questo è Babbo Natale, Christmas break. Che c'hai di Smarties? Che c'hai di Smarties dentro? No, non credo. Sai, saranno dentro di ripieno. Ce l'ha dentro di pieno, per adorare. Però queste lucine magari siamo fulminati noi. E potrebbero essere lucine, le abbiamo scambiate per degli Smarties. Cioè, secondo me sono delle lucine, però forse magari hanno messo questo senso infatti, come Smarties. Infatti, gli Smarties per il cazzo non è che c'entrino molto. No, no. Però guarda. Boh. Raga,
Bellino anche il babbo. Il babbone gigante, babbone Natale. 29 grammi questo. Porca miseria. Stica. Guarda che carino. È molto bellino. Ora, ovviamente, messa a fuoco. Badate Bellino, mamma il babbo mia. Natale gigante. Adoro! Questo non vedo l'ora di mangiare. Secondo me video. Comunque non ci sono gli Smarties. No, forse no. Però boh, mi incuriosisce particolarmente, quindi non vedo l'ora di provarlo nel video che faremo a parte. Comunque, ragazzi, noi che vi dobbiamo dire? Abbiamo durato. Pollice in su, per me è pollice in su. Per me è già pollice in su. Comunque, ora tanto ci vediamo per le conclusioni. Però vi dirò. Ah, vediamo adesso lo spoiler di dietro. Comunque, fermiamoci sul packaging. Molto carino, vi dirò. Anche queste cose che hanno messo. Sì. Boh, qui ci stanno i cioccolatini. Ah, no. Ah, è mio, il cioccolatino. Cioè, è minimal, però è molto carino, secondo me. Sì. Secondo me è molto, molto carino. Sì. Poi, per quello che costa, 8 euro è fatto. Di forma bene. Assomiglia molto a quello dei baci Perugina. Anche è i baci vero. Perugina c'era qui la finestrella. Lo sfondo completamente diverso, però sì. È fatta la forma, sì, è vero. È carino un botto, secondo me, molto per diamanti e Kit Kat. Sì, e consigliatissimo. Poi il prezzo, secondo me, ci sta molto. Prezzo, sì, come tutti gli altri. Sì, sì, sì. Normale. Prezzo, un calendario, un prezzo è normale, non c'è nulla da dire. Sì, era un pinguino comunque. Un pinguino. Allora, qua vi dice appunto: scoprite appunto i mini Kit Kat in forma festiva. Appunto di contenuti dietro ogni sacchettino, come potremmo definirlo, come sembra, sì, un pacchettino. Ah, io avevo visto la porta. Ah, anche questo c'ha l'affare dietro come baci per uscire. È uguale, identico. Vabbè, anche qua praticamente aprite, c'ha praticamente l'appoggio. Sì, vabbè, sì. Se non rompo. Potete metterlo a mo' di cornice di foto praticamente, però si sconsiglia di farlo per il semplice motivo che vedete ciò che c'è dietro. Capito, quindi vedete, è trasparente. Però, se potevamo farlo in plastica bianca, non trasparente, era infatti, meglio. Infatti, andrebbe appoggiato così e vi sta così. Vabbè. Però, dettagli. Allora, sono 208 grammi, appunto 24 pezzi, anche in questo caso. I grammi sono un po' meno rispetto agli altri. Sì, però. Perché sono più piccolini, però. Sì. Quello è vero. Infatti vi dice che le palline sono 7 grammi. Gli altri cioccolatini, appunto, con tutte le varie forme festive, 8,2 grammi. E il Santa Claus, appunto, Babbo Natale, 29, quindi quello più gigante. 29 è tanto. È tantissimo. Infatti c'è anche scritto che è full size, come vedete questo appunto è tutto il retro, e qua vi elenca appunto tutti gli animali, gli oggetti, insomma, trovati tutti. Che ci sono. Sì, allora il pupazzo di neve sì, poi hai la renna anche questa, poi la pallina sì, il pinguino, l'orsacchiotto. No, non la calza. Calza, niente calza per noi. No. Poi l'elfo, l'albero di Natale, appunto l'omino di pan di zenzero, e poi le palline che vedete hanno queste decorazioni. Noi abbiamo trovato le stelline e l'ondulato. E appunto molto probabilmente ci saranno anche queste due, perché non le abbiamo aperte tutte. Ciao. E tra l'altro, amore, appunto non abbiamo trovato la calza, che palle. Che tra l'altro ci stava anche a tema, perché si parlava di Befana e tutto, quindi era top. No, che palle, io la volevo. Mannaggia. E allora ti fa capire che le disposizioni sono a caso. Sì, secondo me. Sì, anche secondo me. Che stranezza. Vabbè, ragazzi. Quindi. Comunque hai scambiato un pinguino per un gufo. No, ma infatti mi sembrava, perché aveva il musino proprio a pinguino. Poi ci ho fatto caso dopo. Allora, la faccia mi sembrava un gufo. Anche a me, no. Gufetto. È vero, può sembrare un gufo. E invece, poi soffermandoci si vede che è un pinguino. Sì, sì, sì. Comunque, niente, ragazzi. Allora, appunto, ci vediamo direttamente con le conclusioni finali. A dopo. Eccoci qua con le conclusioni finali di questo calendario dell'avvento Kit Kat, e devo dire che la Nestlé ci stupisce sempre. Madonna, ragazzi. Allora, per chi non ha visto appunto lo spacchettamento del calendario ed è arrivato direttamente alla conclusione, noi vi diciamo subito: prendetelo! Sì, perché amante Kit Kat ne vale la pena, rimasti, è simpatico. Sì. Siamo rimasti colpiti molto, ma molto, ma molto piacevolmente. Quindi io inizierei a elencare le cose. Allora, rapporto qualità-prezzo, si è detto che costa sulle 8 sufficiente, euro. Sufficiente, sì, sì. Sì, molto, molto più che sufficiente. Norma, perché i calendari ovviamente non costano 2 euro, non certo, costano 20, normale. Questi costano una via di mezzo.
Sì, ovviamente mi fanno pagare un po' di più perché la particolarità del calendario, poi alcuni fanno le cose inedite, quindi insomma ci sta. Ovviamente se comprate il Kit Kat normale lo pagate un po' molto di meno. Di meno. Però comunque secondo me sono 8 euro investite molto bene. E però c'è da dire che appunto su Amazon costavano un po' di più. Vi scriveremo quanto veniva su Amazon, ma mi pare un po' di più. E poi appunto dipende sempre da dove state, dalla zona e tutto, però noi l'abbiamo trovato 8 euro e secondo dipende dal supermercato. Era preso bene, infatti. Allora, primo impatto non è che ci ispirasse molto, vi dobbiamo dire la verità. No. Si voleva comprare perché si era detto vabbè, è della Kit Kat, potrebbe essere carino, proviamo. Però boh, così al primo impatto non è che ci avesse ispirato particolarmente. No, perché io pensavo soprattutto al fatto che ovviamente di Kit Kat ne esiste uno solo. Infatti ci sono anche le varianti, certo. Fondente, cioccolato, sì, bianco, esatto, però la forma ti dice, sì, c'è quella lì, è la barrettina. Io all'inizio pensavo che ci fossero tipo i pezzettini di Kit Kat normali, così. Ho visto le formine sulla copertina perché appena lo comprate c'è qualche formina, certo, nella copertina, e subitamente allora ci abbiamo, saranno le formine. Abbiamo anche visto dietro, però, però devo dire che nonostante, meno male. Sì, infatti, però devo dire nonostante, vabbè, il prodotto ovviamente Kit Kat è il solito, la varietà c'è nei prodotti che troverete dentro le caselle, quindi secondo noi la cosa è molto carina. Sì, un botto. E perché comunque allora sia l'1 che il 24 sono cose totalmente diverse, quindi adoro la follia. E poi il 24 è un formato mega full size, quindi cioè adoriamo tantissimo. È diverso agli altri, è gigantesco, a differenza di altri calendari dove che abbiamo recensito, il 24 è uguale all'1, che ne so, è vero, molto triste. È vero. Abbiamo trovato tantissime varianti stra mega super in tema natalizio. Abbiamo apprezzato tantissimo anche il fatto che questo vabbè ve lo spoileriamo, tanto non è niente di che, all'interno c'è la carta e voi dovete aprirle per scoprire che cosa c'è dentro, quindi cioè già quello vi dà il brio, tipo effetto mistero, capito, perché sembrano tutte uguali, poi però le andate ad aprire e c'è una decorazione particolare, ecco, quindi già quello comunque ci è piaciuto veramente tanto. E riportato dietro c'è scritto tutte le decorazioni appunto che si possono trovare, noi una però non l'abbiamo trovata, no. E abbiamo trovato qualche doppione, ma non tantissimi, però solo due mi pare ne abbiamo trovati doppioni. Di uno tre ne abbiamo trovati, esatto. Di uno due mi pare, sì. Peccato non abbiamo trovato l'ultima cosa, ma vabbè, una cosa fa non l'hanno trovata, però infatti a sto punto noi abbiamo pensato che allora i calendari non l'hanno fatti tutti in modo uguale, ma l'hanno fatti un po' casuali, sì, perché noi una cosa non l'abbiamo trovata, magari un altro che l'acquista gli mancherà un'altra cosa, magari uno a culo e trova tutte le cose inerenti che ci sono dietro, quindi quello dipende anche dalla fortuna, quindi si vede la disposizione casuale, ecco. Una cosa a cui voglio fare anche chapeau, i disegni che sono fatti benissimo. Sì. Sono un po' piccolini, però sono fatti molto piccolini, bene. Però sì, il disegno è bellissimo, sono intagliati bene, mamma intagliati, mia, che è una scultura, cioè, però no, è quasi come se fossi io mi ero messa lì delle volte, cioè a proprio ammirarli perché sono fatti benissimo, hanno dei dettagli finissimi, è particolari, vero, molto bellini, sì, sì. E quindi insomma ragazzi, per noi è stra mega approvato. Diamogli anche un voto, Sbobbo, te che dici? Ma io sono nell'8, 8 e mezzo se lo becca. Io gli do anche 9, mi ha colpito, cioè, ma mezzo punto meno per me perché non abbiamo trovato una cosa, è vero, che poi però se no era da 9, sì. No, allora io gli do 9 semplicemente perché mi è piaciuto tantissimo, l'ho aperto con enfasi, non c'è quasi mai stata, a parte quando ho trovato queste due cose doppioni che sono rimasta leggermente delusa, però ci si poteva aspettare, però infatti, quindi insomma sono rimasta anche piacevolmente colpita da questa cosa. E quindi è proprio stata una gioia per me questo video, ma proprio rallegrato, sì, sì. Questo calendario ma proprio rallegrato, quindi sono contenta. Vabbè, dai, il Kit Kat, ma sì, vogliamo parlarne. È buonissimo. Una cosa che ho notato è che queste allappano un pochino, ne abbiamo mangiati due a testa e allappavano un pochino, sì, perché forse sono più ripiene, quindi bisogna bere un po' di più. Almeno vabbè, con la scusa beviamo un po' più di acqua, vediamo il lato positivo. Sì, si sente molto di più ripieno rispetto al wafer, sì, in questi, sì, qui, sì, del, sì, calendario. È nelle, vero, barrette comprate al supermercato, ai bar, dove volete, insomma, il wafer è molto più croccante, si sente di più, è rispetto, vero, al cioccolato, però è buono, cioè, sì, sa di Kit, sì, Kat, è puro Kit Kat, compratelo. Sì, un botto, mamma mia, adoro. E quindi appunto poi io gli do 9 perché secondo me ci sta, io se l'aprivo ogni giorno sarei stata tipo felice ogni giorno per l'apertura di questo calendario, avrei adorato tantissimo, quindi il problema è, sì, il problema è
chi cavolo ce la fa ad aprire una casella al Madonna, giorno? A me mi verrebbe da aprirle tutte insieme. Anch'io. Ma quando siete nel periodo, soprattutto donne, donne all'ascolto, quando arriva il periodo del ciclo, che ridi? Avevo già capito cosa intendi. Quando arriva il periodo del ciclo e magari a casa non c'è nulla e vi pigliate le voglie di dolci, e dite cavolo, ma io c'ho il calendario, quindi avete la tentazione. Cioè, io potrei impazzire per queste cose. Poi io sono team dolce e adoro. Però negli anni sto anche un po' cambiando, però sono abbastanza amante del dolce, quindi non ce la potrei mai fare. Assolutamente. Però ve l'ho detto, secondo me questo calendario vi regala un botto di enfasi quando l'aprite, poi vi divertite perché guardate le forme, sono fatte benissimo, frate, quindi sì, ve ne innamorerete, anche un peccato mangiarle, secondo sì, me. Sì, infatti. E quindi, boh, io ho adorato tantissimo, quindi per me si becca un bel 9. Cioè, le do il 10 perché comunque il 10 per me deve essere perfetto, quindi deve comunque costare il giusto, essere bello di packaging e poi deve avere tutte cose diverse, quindi secondo me senza doppioni interi. Il 10 okay, non se lo beccherà mai nessuno, perché è impossibile trovare calendari a tema cibo che abbiano tutte cose diverse. Poi magari nella vita, ma mai dire mai, non li ho mai provati, però boh. Però almeno per quello che abbiamo visto adesso è un po' difficile, però comunque anche il 9 è un voto molto alto e molto onesto. 9 è quasi cavolo, ottimo, quindi raga. Quindi io, ragazzi, se vi fidate della nostra recensione, compratelo, perché secondo me non rimarrete delusi. Che tra l'altro questo è, ora che ci ripenso, è l'unico calendario che ha l'effetto mistero, che aprite voi. Capito. Cioè praticamente oltre a aprire la finestrina aprite anche il sacchettino. Quindi c'è ancora, più di voglia di aprirlo. Come fate a resistere? No, è top. E poi appunto anche la cartina in cui sono contenuti appunto i cioccolatini è a tema natalizio. Sì. E poi anche i cioccolatini sono fatti proprio a tema natalizio benissimo. Quindi noi abbiamo adorato. Non l'avete capito per caso che siamo innamorati persi di questo calendario? Vabbè. No, secondo me non l'hanno capito. No, cioè, non l'hanno spiegarlo. Quindi ragazzi, nel dubbio, compratelo almeno. Siamo tutti felici, no, noi adoriamo. E quindi ragazzi, appunto, comprare. Bravo, poche parole, comprare. Una parola basta e avanti. Esatto, comprare. Secondo noi è da comprare. Sì, sì, assolutamente. Se uno dei migliori. Esatto, penso sia uno dei migliori calendari che abbiamo aperto fino adesso. Sì, secondo me se la gioca con qualcuno, sì, secondo me. Secondo me questo e Chupa Chups se la giocano. Sì. Se la giocano. Sì. Per ora sono i calendari più belli che abbiamo aperto in assoluto. Forse questo lo metto anche al primo posto rispetto a Chupa Chups, però anche Chupa Chups è particolare, non lo so. Comunque sì, se la contendono quei due il primo posto per me. Sono quelli con più varietà. Sì. Quindi ragazzi, dopo questa relata e spiegazioni e questo bellissimo calendario dell'avvento, direi che il video finisce qua. Quindi vi ringraziamo se ci lasciate un bellissimo like, se ci scrivete anche un commentino, se vi è piaciuto il video. Se avete visto tutto il video, visto. Se vi è piaciuto appunto il lasciamo calendario. Lasciamo l'emoji qua. Sì. Per chi è arrivato alla fine del video e può commentare con l'emoji. Esatto. E poi iscrivetevi anche al canale e attivate pure la campanellina degli aggiornamenti per non perdervi nessun nostro video. E se appunto questo format vi piace, almeno non vi perderete nessun nostro altro calendario. A me, devo dire, già mi mancherà questo format. Mi dispiace essere praticamente quasi a fine. Mi dispiacerà un botto aspettare e andare direttamente tra un anno. Bisogna aspettare un anno per rifarlo, quindi tristezza. Sì. Grazie per la visione e se vi va ci si vede nel prossimo video. Ciao. Ciao. Vai. Freddo ragazzi, freddo in questa casa. Freddo. Cioè freddo. I pinguotti ci stanno. Sono i pinguotti. Semplicemente prenditelo già qui. Refunded. Aiutami a cercarlo. Prova a cercarlo. Eccolo qua, i pacchettini regalo qui. Numero 5. Siamo normali, non ci fate caso. Stavo andando al 9, io convinta si fosse aperto l'8. Ma sarò scema. Ondulatura. Shut up your fucking mouth. Zanzara, madonna che palle, oh, ma ancora. Anche a novembre inoltrato, io non ho parole. Mi sento grattare, sarà la barba. Vabbè. È probabile. Fate la torta. Madonna trattolina, lo sapevo io, No, te l'hai detto la CNAM, io alla Barba. Sì, appunto. Ma mi mancava, guarda, da tanto lo sentivo. Parto? Anche basta, se no qua non si riusciamo. Si entra tutta ciccia e brufoli. Sì, infatti, se no qui te va benissimo, io no. Quindi, no, io brufoli no. Ciccia però sì, eh. Pochino. Un po' di ciccia va messa, sbobbo. Poi la mia, te la io. Ma te non ce l'hai la ciccia. E te la comunque, almeno mi levi anche quella poco che me la levi.
Vita. Siamo pazzi. Un bassino piccolo. Vai. E quindi vorrei sporcarti di succo. Benissimo, salute. Ma che tu fai? Ma che sei scemo? No. Ma che fa con cui ti fai il mio? Non a farne tanto. Ritardo, vai. Lo stacco e lo rifaccio. Ma poi li incroci tutti, ma che fai? Un abbraccio, posso abbracciarlo. Mosca. Ah, oh! Vedere come. Stavo proprio addosso, sono tesima somma. Ma riecco l'antenna, ma che fa? Vabbè. Allora rifaccio. No, dai, poverina. Carrellata di. Carrellata di spiegazioni. Dedola. Tutta questa carrellata di spiegazioni. Lava sta torta. Non avevo. Me lo sto, ti stavo guardando perché. Di che è questa torta? Stai pensando. Aknaman. Chi è questa torta? Basta, amore, ci ho ossessionato tutto. Peperita. Basta. Non ci credo. Non ci credo. Basta, amore. Che poi continuo anch'io, si d'accordo. Beh, comunque ti guardavo, ti stavo aspettando tantissimo. Sì, mi avvicinavo se lo facessi. Vabbè. Siamo pazzi. Vado, Vai. Nonna sta mosca, però. No, adesso no. No, non la prendere, l'hai presa? No, non l'ho presa. L'ho solo sfiorata. Bellissimo. E mi danno fastidio le mosche, sono esseri Dai. Oh. Vagano un po' nella Grazie, molto gentile. A me. A te creerei un calendario con le verdure dentro. Grazie. A me non le mangi. No, ragazzi. Con carote, zucchine, melanzane. Chissà come mai, grazie. Guarda che te le metto almeno se c'è tutti cose. I colori e le varietà. Quindi, a te veramente te lo creerei solo di verdura. No, che schifo. Io adorerei. Ma non ti obbligherei a mangiarlo. Mandalo! Che risate, ci morirei. Ora te lo creo. Il veganismo purtroppo non fa per me. Male, spoco male. Male tutto per noi. Grazie per la visione, ci si vede nel prossimo. No, e se vi va. Grazie per la visione, se ci si va a 15 mi viene naturale. E se ci se lo dico io, se no. No, lo dico io, dico io. Oh, se lo voglio dire io, ma se ti muovi però, sì. Non sei giorno. Se sbagli anche questo lo dico io. Ok. Grazie, ciao, così lo dirai. Grazie per la visione, se ci va, se ci va, se vi va. Posso?